Teramo si rigenera urbanisticamente, una visione che si realizzerà attraverso progetti reali e finanziati secondo una programmazione elaborata dall'amministrazione comunale che è riuscita ad introitare 46.225.000 euro di fondi per ridisegnare la città del futuro. Orgoglioso il sindaco Gian Guido D'Alberto, il cui mandato scade tra un anno e mezzo, il tempo necessario per dare inizio alla grande trasformazione. Una città cresce se cresce tutta insieme. Se non c'è uno sbilanciamento fra il centro e le periferie, è proprio così. Ecco perché l'intervento imponente, la programmazione imponente di trasformazione e rigenerazione urbana che abbiamo presentato oggi in conferenza stampa e che è frutto di 3 anni e mezzo straordinari di lavoro, segna proprio questo netto cambiamento, il cambio di volto della città e delle sue periferie. Ammodernamento di strade, piazze, recupero del mercato coperto, riqualificazione di antichi borghi, ristrutturazione e costruzione di nuovi ponti. Teramo è una città che punta all'espansione urbanistica e alla sicurezza. Un'amministrazione che ristruttura ponti e costruisce ponti, in effetti guarda veramente a un grande futuro di questa città. Sì, non guarda al di là del proprio naso, guarda veramente molto lontano. Questo era l'obiettivo che ci siamo prefissi sin dall'inizio con il sindaco ed è stata la nostra visione dal primo giorno in cui ho assunto la responsabilità di vice sindaco e di assessore ai lavori pubblici. Qual è il progetto che la rende più orgoglioso? Ma sicuramente il Teatro Romano, l'abbiamo già visto, insomma il cantiere è già aperto, 11 milioni di euro di finanziamento, 11 milioni e 700 mila euro di finanziamento integrale anche lì, grazie alla collaborazione anche degli altri enti, è il risultato che è già visibile. La rigenerazione urbana di Teramo parte da oggi e dovrà terminare necessariamente entro il 2026, anno di rendicontazione previsto dal PNRR. Si ricandiderà dunque il sindaco D'Alberto per un secondo mandato necessario a completare questa radicale opera di rigenerazione? Io questo non l'ho mai messo in dubbio, abbiamo lavorato in modo importante in questi 3 anni. Ovviamente partendo da zero, forse in alcuni casi anche da sotto zero, insomma una situazione drammatica, è l'epoca e la fase della programmazione e del futuro della nostra città. Orgoglioso di averla scritta e orgoglioso e felice di poterla continuare a scrivere.